Ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video, ma molto bene! Siamo nelle vacanze natalizie e ce la godiamo tutta, giusto? Quando vedrete questo video, Natale sarà già passato, meno male. Adesso no, mentre lo sto girando no, è domani praticamente. Però, quando lo vedrete voi, sarà già passato via e via. E si parlerà di Capodanno, già! Che per adesso non si è ancora concluso niente, starò a casa da sola, forse, non lo so, ma non mi importa. Se a Natale bisogna per forza andare dai parenti, invece a Capodanno proprio, no? Ognuno fa quello che vuole, anche andare a letto alle 10, qualche anno l'ho fatto, come quel film, l'anno prossimo vado a letto alle 10, ecco, io l'ho fatto. Ed è stato molto bello. Una roba. Ma prima non ce lo vogliamo dare un veloce sguardo al look e al make up? Io direi di sì. Allora, questo trucco grigio l'ho fatto con questa palettina che ho trovato nel cassetto, perché sapete che io come trovo le cose, come spariscono le cose, così le trovo pure. Ecco, in questa casa o spariscono o si trovano, ma è fantastico. Solo che non ritrovate mai quello che era scomparso. Ma tutto ciò è fantastico. E non so nemmeno da dove arriva. Non lo so se me l'ha regalato qualcuno. Insomma, sì, forse sì. Forse me l'ha regalato qualcuno. Sembra straniero. Sembra. Comunque i colori sono questi. E io ho usato il grigio e anche questo poi per scurire la fine, ok? L'ho trovata lì. E l'ho usata. Poi, orecchini molto sobri, che anche questi ho trovato lì, choker grigio che sta bene con questa maglietta grigia. Ecco, la maglietta non l'ho cambiata dal video precedente, è sempre quella, perché mi piace, guardate che bello. Infatti ho messo anche le ciglia finte, giusto? E come pantaloni, i miei pantaloni della tuta mimetica, presa dai cinesi, molto bene, ma no, manca il pezzo forte, il rossetto. Questo bel rosso fragola è del numero 20 di Rimmel di Kate Moss. Rimmel è il numero 20 ed è questo bellissimo colore, bello. Non mi interessa se è primaverile, estivo, autunnale, invernale, non mi interessa, a me piace, l'ho messo. E poi ho messo altri orecchini che ho trovato lì, qui e qui, ecco, che una ragazza li voleva vedere. Li vedi? Ti faccio vedere l'interno dell'orecchio? Molto bene, no. Il taglio del parrucchiere fatto ieri, l'ha messo a posto, è stato bravo però, no, devo dire che l'ha tagliati bene, praticamente tutti in avanti come mamma, ma no, è stato bravo, veramente, mi piace questo taglio, ma sul mio taglio base, che avevo fatto io da sola, non so se mi spiego, però dopo certo lui l'ha messo a posto meglio, non so, l'ho già fatto vedere anche prima dietro. So che a tante non piacciono i capelli corti, ma fa niente, è Natale, siamo più buoni, e fa niente, dai, ma io sapete che forse non riuscirei nemmeno più a tenere i capelli lunghi, non lo so, mi piacciono tantissimo così, sempre più corti, alla mia Faro. L'exissima moglie di Woody Allen, ma che non me ne frega niente, aveva fatto Rosemary's Baby, un film d'horror bellissimo. No vabbè, basta, stiamo parlando di questo video, 7 fissazioni. Io l'ho visto da Marina Perino, un bacione Marina, andate a vederla e qui sotto vi metto il link, non è un video in collaborazione ma io ci tengo a dirlo perché è una ragazza che mi piace molto, mi piace guardarla, mi piace sentirla e quindi perché no, se vi va, se non avete nient'altro da fare, se no fa niente, lei vive benissimo anche senza. A me invece piaceva nominarla. Molto bene, allora dunque, le 7 fissazioni mie. Prima di tutto devo dirvi che sinceramente questa volta sono molto migliorata nel tempo, negli anni. Sono molto migliorata perché ho fatto fatica a trovare 7 fissazioni. Dopo alla fine me ne è venuto in mente l'ottavo, però devo dire che ho fatto fatica, perciò sono molto molto contenta.
Partiamo con quelle che mi sono venute in mente subitissimo, e cioè i fogli dritti. Io sono ossessiva compulsiva, sono una che deve mettere... È strano perché la mia casa è incasinatissima, insomma, cioè dovreste solo vedere qui o lì. Minchia, ci sono 5 animali. E cioè la mia casa è un casino, guarda, basta che guardiate lì, non lo so, sì, siamo ancora in periodo natalizio, ma non so come mai, invece con certe cose, con certi, soprattutto fogli, nell'ufficio, e Alessia, lo sa, che le faccio una testa tanta, i fogli devono essere dritti, dritti, quando mettiamo via i voli, sarebbero il mio lavoro praticamente, devo fatturare i voli, beh, non so se lo sapete, lavoro in una compagnia aerea, merci, solo merci, straniera diciamo, perché sennò si capisce subito, straniera, e quindi fatturo i voli, no? La merce che dall'Italia, da tutta Italia, va in tutto il mondo. Quindi fatturo questi voli e alla fine sono dei fogli A4, quelli della fotocopiatrice, avete presente? Vengono stampati lì, li fatturo, ma alla fine quando li metto via sulla scrivania, poi vengono archiviati, sempre da me. Però all'inizio vengono messi di fianco a me sulla scrivania, no? E quindi devono essere dritti, a me non piacciono i fogli messi così, così, per dire. Assolutamente no, non è possibile. Io vado lì e li metto a posto, ok? Chiunque passa e me li mette fuori ordine, io li devo mettere in ordine. Sapete che sono anche una raddrizzatrice di quadri, ve l'ho già detto nel video delle frasi famose dei film. Quindi sono proprio ossessivo compulsiva, ma solo su certe cose, perché altrimenti la mia casa è un casino pazzesco. Poi, secondo, beh, questa è da ridere, sono tutte cose da ridere. Allora, quando vado a letto, le mie ciabatte devono essere, prima di addormentarmi, no? Quando vado a letto, che metto giù le ciabatte, tiro su i piedi e le metto sotto le coperte, le ciabatte devono essere dritte, non possono essere lasciate così, 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 no signore, devono essere così. E gliel'ho detto anche a mio figlio, che si mette a ridere ogni volta che entro in camera sua al mattino, una ciabatta di qui e una ciabatta di là. Ah! E dico, no, cosa ti ho insegnato nella vita? Mettere le ciabatte, se no non dormi bene di notte, devi fare bei sogni di mettere le ciabatte. Vabbè, non ha imparato niente dalla vita. Terzo, ancora una cosa che fa parte del letto, di questa camera, praticamente sono... Ma tutto il letto deve essere fatto in una certa maniera. Io sono come la pisella sulla la principessa sul pisello. Avete presente che sentiva il pisellino sotto a 40, non so quanti fossero, materassi? Ecco, io sono uguale. Il mio letto deve essere... Io sì, dovevo fare il militare, sì, quel cubi che faceva, cioè... Una coperta tirata, deve essere tutto tirato. Se il lenzuolo sotto non è tirato bene, io dormo male, non c'è niente da fare. Le coperte devono arrivare a un certo punto del... No, del naso no. Non lo so, forse qui, ma non troppo e né troppo poco, perché sennò continuo a tirarle, mamma mia! Insomma, questa è una mia fissazione, bene sì. Quindi il letto deve essere fatto bene. E chi lo faceva bene? Mio papà. Quando abitavo ancora insieme ai miei, che sapete che mia mamma è una schiavista, no? No, quello che è giusto, bisogna dirlo, è una schiavista. Faceva fare i lavori di casa mio papà. Quindi il mio letto lo rifaceva lui, perché non lo rifacevo io? Che ve ne frega a voi, ero viziata. E quindi lo rifaceva lui. Insomma, il mio letto era il letto più fatto bene dell'intero universo, ok? Ecco, infatti così non dormo più. Non dormo più bene come in quelle volte lì, ecco. Poi, quarta fissazione. Allora, quando mi dicono, vieni qui, ci troviamo là, oppure vai da un dottore, vai di qui, vai di su, vai di giù, la cosa che mi preoccupa di più cos'è? Il parcheggio. Oppure andare alla cena di Natale, o al cinema, da qualsiasi parte, no? Che uno mi dice vieni qui, vieni là, vieni su, vieni giù, io dico, e il parcheggio?
Com'è il parcheggio? C'è il parcheggio? Perché se non c'è il parcheggio io non vengo. Cioè, io praticamente a Milano non vado mai. Non vado mai con la macchina. Perché? Per carità, non c'è posto a Milano. Se non in certi posti. Quando andavo con il mio ex a Milano in centro andavo al parcheggio di San Babila. Allora lì scendi, c'è cioè, il parcheggio, paghi. Uno sproposito assurdo. Però almeno hai la macchina tranquilla, non hai le multe, eccetera. Altrimenti certi le mettono in seconda, terza fila. Quindi io preferisco andare con i mezzi. Ma negli altri posti veramente la mia fissazione è ma c'è parcheggio? Cioè a me piace andare, non so, nei centri commerciali, almeno sono sicura che lì il parcheggio c'è. O nei posti che conosco già. Come l'altro giorno quando siamo andati a una pizzeria qui del paese, vi ci porto io. Ecco, per quello non ho paura, adesso non ho più paura di guidare in qualsiasi posto, vado anche di Senzano, tanto nell'Enna mia, però è il parcheggio che mi. Capito? Infatti anche beh, sicuramente la prima volta che sarò andata a trovare Antonellina le avrò chiesto dove metto la macchina. Invece c'era fuori dall'autostrada di Desenzano, quando si esce vai a destra e poi tieni la destra e lì entri nel parcheggio grandissimo, metti lì la macchina e ti aspetti con la tua amica, amica, qua. Quindi il parcheggio veramente è una cosa che mi fa venire l'ansia. Poi, quinto, allora io la fissazione dei numeri dispari, soprattutto del 5 e del 7. Non so qual è il mio numero preferito, ma tra il 5 e il 7, ma sono questi due, volevo dire, assolutamente. E poi la fissazione dei numeri dispari, nel senso che parte i confetti che si sa che bisogna prenderli numero dispari per forza. Ma ecco, questa fissazione ce l'ho anche in altre cose. Adesso non mi viene nemmeno in mente, ma quando prendo magari delle caramelle in ufficio, delle colleghe che mi dà, o gli M&M's così che mi danno, io quante ne prendo? O 3 o 5 o 7, capito? Tutte in numero dispari. E la stessa cosa qui a casa, ma non certo quando metto la pasta, lì vado a manciate. Però ne metto 3. Ma sei troppo scemo, però mi piaci, mi sei simpatica. Dai, un bacione. Poi. Ah sì, salutare prima di uscire al mattino, tutte le mattine, vero Tobia? Ma perché mi cade sempre un rossetto quando faccio così? Non lo so. Conferma Tobia che ogni mattina quando esco per andare in ufficio glielo saluto. No, non posso uscire di casa, se no riapro la porta. Ciao Tobia! Non posso uscire di casa senza aver salutato Tobia. Ovviamente il saluto si estende a tutti gli altri pelosi, però. Devo dire che cito sempre il nome di Tobia. Ciao Tobia, fate i bravi. Oh, l'ultimo, praticamente togliere gli occhiali. Perché come vedete io dovrei tenere gli occhiali 24 ore 20, su 24, sì, anche le mentre dormo, come no? Ma cioè io sono miope e dovrei tenere sempre gli occhiali, anche con una bella manciata di diottrie, diciamo così. Ma io non ce l'ho mai fatta fin da piccola, dalle medie che si sono accorti. Io non l'avrei mai detto, ma si sono accorti che non ci vedevo e mi hanno dovuto fare gli occhiali e poi ho messo anche le lenti a contatto pur di non mettere gli occhiali. Adesso in età adulta invece metto gli occhiali, non metto più le lenti, anche in ufficio, non, sì, ho superato questo trauma. Però. Quando posso li levo, cioè se viene lì qualcuno a parlarmi, la prima cosa che faccio, sto fatturando proprio sì, subito, subito. Cioè quando parlo con Alessia, che lei è davanti a me, però abbiamo davanti lo schermo, ci dobbiamo spostare così, quindi magari anche se gli occhiali mi dice ciao, 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 come va? Allora magari li tengo, se dobbiamo parlare di più, allora li tolgo, insomma. Macchina sempre messi, ovvio, per vederci bene, perché sennò e, quando leggo, sapete che adesso pure quelli da mettere sopra come presbiopia, però veramente io gli occhiali sarà una cosa che non fate come me, ragazze e ragazzi, per favore, non fate come me perché siete bellissimi uguali e ci vedete bene. Io perdo molte cose, sapete? Per non mettere gli occhiali, perdo molte molte cose, ma non mi interessa molto, però non so se avete notato che nella degusta box
che avevo fatto vedere le birre. Io mica ho girato il foglio, a parte che era scritto anche grosso, ma non ho girato il foglio, ho guardato solo l'inizio perché poi avevo magari paura di girare e non poter leggere, capito? Quindi mi freno e mi rubo da sola moltissime cose perché non ci vedo benissimo. E quindi nell'altra pagina della Degustobox c'era scritto poi che la birra era con il tè e non ai gusti che c'era scritto nell'altro foglio, diciamo. Vabbè, comunque. Ne ho cambiati spessi, spesso, ne ho cambiati tanti, di tanti colori, sempre vabbè sul rosa o così, mattone, marroni, neri. Neri ho il paio di queste, ne facevano due, sì, come no, uno era gratis. Vabbè, comunque ho il paio nero da qualche parte, ma veramente è una mia fissazione. Non mi piace su di me, non mi piacciono gli occhiali. Quelli da sole sì, ma quelli da vista no. Allora, le sette fissazioni sarebbero finite qui. Poi mi era venuta in mente un'altra, che ve la dico lo stesso. Praticamente, quando vado al mare, a me danno fastidio i segni sì, reggiseno del costume. Quindi, è da un po' di anni, ma molti, 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 da quando mi è venuta questa fissazione, perché dopo tornavo dal mare, magari mettevo una maglietta, così, e si vedevano il segno, no? Del bianco, mentre l'altro pezzo era abbronzato. Da quel momento in poi tolgo sempre le spalline e faccio in modo di non avere segni qui. Mi dà fastidio anche quello dietro. Adesso negli ultimi anni no, altrimenti lo slacciavo e facevo tutta la schiena bella nuda, bella, mi piace tutta l'abbronzatura. Se potessi prenderla anche integrale. Vergognosa come sono, manco su una spiaggia di nudisti starei nuda, perciò. Però non mi piacciono i segni bianchi, ecco, avete capito? Dell'abbronzatura si dice, però sarebbero i segni bianchi, non mi piacciono. Faccio di tutto per farli sparire, ok? Ma un bacione, grazie per avermi seguito. Vi love. Sempre buone feste, se vi va, ci vediamo in un prossimo video e un saluto a Marina Perino. Bacione, qui sotto troverete il link al suo canale e mi raccomando, ho già fatto così, lo rifaccio. Se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao raga, è fissazione, eh!